Hai osato sfidare una donna di potere e senza scrupolo, giocando così una partita pericolosa. Posso chiedere il vostro nome? Potreste chiamarmi Sir Nikolai. La solitudine affiora da ricordi sepolti. E tu, dolce amica, esilio senza tempo, sarai la mia salvezza. Scusate se vi interrompo, Sir Nikolai. Credo di non aver capito che cosa volete dire. È molto semplice. Le Amaya hanno dato inizio a questo rituale. Loro scelgono, io raccolgo. Andate, mie figlie predilette. Andate e riportate a me le anime perse. Aveva ragione, signora. Veramente ottimo questo sidro. Stavate parlando di una certa tradizione. In che cosa consiste esattamente? Si muovono nel passato, quando la salvezza ha perso la strada. Puoi solo consumarti gli occhi guardando la loro bellezza. Riportano le anime perse e strappano da me il sacrificio. Scusate, ma nuovamente non capisco. Non ho mai parlato di tradizione. Ho parlato di un rituale. Consiste nel prendere anime innocenti, fino a che l'ampolla traboccante sazi. Accidenti. Sono arrivata troppo tardi. Non temere, mia cara. Vorrei soltanto che tu confermassi il mio pensiero. Alto. Un cilindro sul capo.
Un libro nero porta nelle sue mani. I suoi occhiali tondi incutono timore. È codesta la figura che ha rapito quelle povere persone. Vieni, vieni. Fermati, è semplicemente un trucco. Lui vuole ricondurci a lei. Risuonano le voci della mia infanzia. Ogni momento con te è stato magico. Ogni luogo con te è stato incantato. Il tuo abbraccio, il tuo affetto. Straordinario, unico, incontenibile. Così vero che sei sciolto. Mia dolce Anita, avevo capito che c'eri tu dietro tutto questo. Non io, ma lui. Lui chi? Io non vedo nessuno a parte quella bimba. Con la sua maschera più scura è arrivato in questo piccolo borgo. Sotto quel viso angelico si nasconde il suo vero volto. È completamente perso la fiducia in me. Lo posso capire. Ci siamo allontanate in un mare di lacrime e bugie. Ma tu sei un'amica. Come sempre, tale per me rimani. Se non credi alle mie parole, vediamo se credi a questo. Cara Minerva, sappi che non sei l'unica che ha osato sfidare Madame Bois. Non ditemi che mia sorella... Testarda come poche, stolta e ottusa, si è trovata sul cammino di Nicolai. Ma ahimè, a differenza tua, non ha avuto un'amica a salvarle la vita. Non c'è luogo né tempo che possa liberarci dai nostri fardelli. E questa vicenda non posso consegnarla all'oblio. Pur diventata una mia rivale, si tratta comunque di mia sorella. Madame Delacroix, dunque, cosa consigliate di fare? Nicolai va fermato prima che porti a termine il Magnanimus. Io non posso intervenire. Da quando vi ho salvato dalle sue grinfie non ho più accesso all'antica dimora. In te, Minerva, è nascosto un grande potere. Con il giusto aiuto saprai fermare questa maledizione. Libera quelle anime innocenti.